quando ne parla Platone nel dialogo Eutidemo, e ne parla prendendo ascolto da questi due personaggi, sono i protagonisti del dialogo, che sono Eutidemo e Dioniso d'Oro, ma li prende in giro sostanzialmente da questo. Quindi sono protagonisti del dialogo, ma li prende in giro perché questa tecnica è una tecnica assolutamente fine a se stessa, serve soltanto a creare dei sorti di problemi logici. Un altro che ne parla è Aristotele degli elementi sofistici, e parla di un'erista che sarebbe Gorgia, nel senso che, anzi, dice che l'inventore dell'erista è Gorgia, però Gorgia sappiamo che è un sofista, è anche un filosofo, e questo sta a significare proprio quello che dicevo io, che sostanzialmente l'eristica non è una scuola filosofica, ma è una tecnica del discorso in cui i sofisti ricorrevano, ma non c'è l'erista X contrapposto al sofista Y, che sono stato già. Un altro ancora, per esempio, c'è la testimonianza di Teodoro Siculo, il quale sostiene che un'erista era l'esempio Protagora, un altro sofista. Sono spiego. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire essenzialmente che, non essendoci una scuola di eristica, l'eristica era semplicemente una tecnica del discorso, di volta per volta veniva usata. Okay, quindi non è che c'è il filosofo X che fa l'erista di professione, basta. Sono stato chiaro. Torniamo a noi. Dunque, io qua ho preparato una serie di diapositive che in qualche modo si riallacciano a quello che abbiamo fatto prima, fa vedere quello che era il filo rouge, no? Il filo rosso che legava, insomma, le varie lezioni. È chiaro che è una sintesi piuttosto rapida, insomma, nelle altre lezioni mi sono dimenticato anche a citarvi eventuali autori di letteratura secondaria, in questo caso noi cerchiamo di recuperare delle nozioni pregresse. Dunque, cominciamo da Parmenide, la seconda diapositiva è saltata, però questa seconda diapositiva cosa c'era scritto? Sostanzialmente era questo, il problema dell'essere del Parmenide non lo dobbiamo considerare da un punto di vista moderno, perché per noi l'essere ha sostanzialmente due funzioni. Una copulativa attributiva, nel senso che sta a indicare l'appartenenza che è dedicata a un soggetto, tavolo rosso, cavallo nero, per fare sempre questo esempio, e l'altra invece sta a indicare l'essere come esistente, che era l'unica eccezione che Parmenide concepiva, che allora si concepiva. Okay? Quindi o una cosa c'è o non c'è. Quindi un significato dell'essere univoco, cioè una sola voce. L'essere significava esistente. Lui parte da questo presupposto, che essere significa esistente, quindi quando si parte nel problema logico dell'essere o non essere non è, sviluppa conseguentemente tutta la documentazione e tutte le contraddizioni. Quindi partiamo da la frase, diciamo, ci programmati realmente, l'essere è e non essere non è, sta a significare che l'essere è, di esiste, di non essere non è, nel senso di non esiste. Quindi a questo punto cosa vuol dire quello qua? Sviluppo, conseguenzialmente, dal presupposto che l'essere non è non esiste, tutte le varie determinazioni. Allora, se l'essere non è, non esiste per definizione. Se non è, non lo possiamo pensare, perché quando pensiamo sempre qualcosa, possibile pensare non essere, se pensi, si pensa sempre qualcosa, buio, nero, quello che è, comunque sempre qualcosa si pensa, e non si può dire perché anche se diciamo con la stessa non essere è comunque una parola, anche se facciamo suoni inarticolati non significano nulla, comunque suoni inarticolati sono, qualcosa, qualunque azione cade sempre nel campo dell'essere. Sulla base di questo ragionamento lui concludeva dicendo che l'essere non è, non può essere, non è, nel senso non esiste, non può essere pensato, non può essere detto, perché ogni volta che ammettiamo il non essere compiamo l'errore logico. E quindi arriviamo al famoso problema della predicazione. Anche se la semplice frase il cavallo è nero comporta un errore logico, perché il nero non è il cavallo. Se noi consideriamo, perché vedete, mancava il discorso della coppa, cioè non era l'appartenenza del nero al soggetto cavallo, per lui è che esiste. Per cui il cavallo è e il nero è, esistono, come facciamo a combinare insieme? Perché il nero
oggettività e quindi i giudizi tautologici. Tautologico, cioè il predicato coincide tautos, quindi lo stesso con il soggetto. Quindi posso dire il cavallo è nero, nero, se non voglio commettere un errore logico, ma nel momento stesso in cui metto il predicato nero a cavallo, compio un errore logico. Ok? Poi se ci sono domande le facciamo dopo. Impossibilità di mettere la dimensione del giudizio soggetto e predicato comporta, comporta delle conseguenze anche abbastanza gravi, evidenti. Cioè non possiamo descrivere la realtà così com'è, non posso dire il migliore in breve, perché commetterei un errore logico. E quindi non posso esprimere il vero, cioè la realtà così com'è, né il falso. Perché io attraverso il linguaggio esprimo qualcosa che è oggettivo. Se dico che i piedi del tavolo sono rossi, allora io posso dire che è vero perché è così. Ma se io dico che il piede del tavolo è rosso, ma il rosso non è il piede del tavolo, quindi non posso ammettere la predicazione, a questo punto tutto il discorso cade fuori dal criterio vero o falso. Ok? Gorgia, Gorgia da Valentini. Dico un'opera, cui titolo già insomma, è programmato, che significa Dio, come otto se significa sul non essere. Parte da un altro punto di vista rispetto a per me, ma giunge a conclusioni analoghe. Nel senso che Gorgia recupera la funzione di coppa e quindi vede quali sono i predicati che possono appartenere al soggetto. Però il soggetto qua considerato sempre l'essere in generale, cioè l'essere come l'intero delle cose che sono. Allora lui dice questo ragionamento, tutti quelli che si sono occupati dell'essere hanno dato questi tipi di predicazioni, non ci sono altre predicazioni possibili. E hanno detto che, sostanzialmente fa riferimento ai presocratici, ai primi filosofi, e hanno detto che l'essere o è generale o è in generale, o è modo. O in movimento, o è unico, o in molteplice. Ognuno argomentava in maniera solamente razionale per l'uno o per l'altro corpo del dilemma. Questo significa che avendo a che fare con predicati che in qualche modo si annullano vicendevolmente, si contraddicono vicendevolmente, a questo punto l'essere diventa un insieme uomo. Cioè se io devo parlare di qualcosa, devo poter predicare questo qualcosa, devo poter dire che cos'è. Okay? Quindi devo poter dire se l'essere è uno o molteplice. Se io in ogni caso riesco a sviluppare argomentazioni varie in tutti e due i sensi, una argomentazione contraddice l'altra, a questo punto esaurisco tutte le predicazioni possibili dell'essere. E posso dire sostanzialmente quello che diceva per me, cioè che l'essere è punto e basta. Era una cosa che già aveva parlato Hegel e diceva Hegel appunto che l'essere, se io non posso dire nulla dell'essere, è un essere vuoto, è come se dicessi nulla, come se non dicessi niente. Quindi è un essere che trascorre nel non essere. Okay. Per poter parlare dell'essere devo in qualche modo attribuirgli un qualche predicato. Se non è possibile, io non posso parlare dell'essere. Posso dire soltanto l'essere è. Però non potendo dire altro, o l'essere è come dire che questo essere è un non essere. Ok? Un po'. Tutte le predicazioni attribuibili all'essere si contraddicono reciprocamente. Ne consegue l'impossibilità di esprimere giudizi sull'essere. Se dell'essere non si può parlare, la parola, come implicitamente ammesso da Parmenio, non può esprimersi sulla realtà. E quindi anche qua. Andiamo al solito criterio vero o falso. Se io non posso esprimere una realtà, non posso dire né se una cosa è vera né se una cosa è falsa. Voi capite poi che tutto questo discorso di Gorgia va a parare. Va a parare sul fatto che la parola sostanzialmente non è svelativa dell'essere. Cioè non ci può dire le cose come stanno. E allora quale sarà la funzione della parola? L'unica funzione della parola messa da Gorgia a questo punto, se non posso dire le cose come stanno, è quella della persuasione. La parola serve soltanto non a dire la verità, non a dire l'essere, ma soltanto per persuadere le persone. La parola aspetta solo il potere persuasivo, la possibilità di coinvolgere emotivamente l'uditore. È il famoso discorso delle copie miele. Cioè, la vuoi utilizzare che era sia una poco di buono, e dimostra invece che era un torto. Per una serie di
quella forma di sapere incerto, reale, che può essere trascinato dalla parola, proprio perché la parola avrebbe una sorta di potere magico, no? di legare, di avvincere, sostanzialmente di, come si dice tecnicamente, la parola ha la funzione di emozione degli affetti, cioè di legarsi all'aspetto emotivo, quindi di trascinare la persona con il gruppo. Un abile oratore riesce a fare questo, che era quello che stava in un gruppo con il comediere. E sostanzialmente questo è il discorso, se ricordate, di una logologia che si contrappone all'ontologia. L'ontologia è il discorso sull'essere, cioè sulle cose oggettive. La logologia è un discorso sul discorso. Goggia sostanzialmente sosteneva che dell'essere non si può parlare, e allora possiamo ragionare non sull'essere, ma sulle parole e sulla loro funzione. La parola presenta magicamente tutti i possibili coinvolgimenti e sconvolgimenti della psiche, come nelle comedie. Se vi ricordate, quell'altra volta avevamo parlato anche dei termini usati da Gorgia. Gorgia parlava di goezia, che sarebbe una sorta di magia direttamente, che erano dei termini tra l'altro in uso ai tempi suoi, perché il goes, così come il magos, erano delle figure conoscibili, erano degli indovini, spesso di ciarlatani, insomma, persone che cercavano di dare a vedere che avessero dei poteri magici, e addirittura erano così presenti che Platone nelle leggi pensa che dovrebbero essere in qualche modo regolamentari, anzi cerca di metterli fuori legge, perché si mettono a fare le fatture. Quindi diciamo, noi si richiama a questo universo così magico, no? che poi insomma sostanzialmente è andato un po' alla deriva, ma ha avuto sempre questa funzione quasi deleteria. La parola appunto non ha alcun potere svelativo. Se vi ricordate all'inizio della lezione avevamo detto che la parola compagna, se così si può dire, del termine sofia, sapienza, filosofia, nel suo significato di sapes, sofia derivata dal greco sapes, che significa manifesto, tratto alla luce. Aletria significa un significato analogo, che è alfa negativo più lontano, che significa nascosto. Quindi aletria significa non nascosto, tratto alla luce. E in qualche modo, con l'arte della maieutica, anche Socrate si rientra in questo ordine di idee. Per cui la parola non può dire, non può svelare, non può togliere il velo, okay? Non può trarre dal nascondimento. Queste sono riflessioni che voi trovate in Heidegger. Qualche modo di mistichezza con la filosofia contemporanea, che lui ha messo in luce questo aspetto della verità, come trarre dal nascondimento, trarre alla luce. Quindi la parola non ha un potere svelativo, quello del velo, non può trarre dal nascondimento, aletria significa non nascosto, non può dire svelare l'essere, non può togliere il velo delle apparenze. Perché se vi ricordate, Parmene aveva messo il discorso logico, cioè l'essere è, non essere non è, eccetera, come parte della lettera, mentre tutto quello che noi conosciamo, cioè dal mondo sensibile, il colore, il sapore, i predicati, sostanzialmente, lui li metteva nel mondo dell'opinione, della doxa. E siccome nel mondo della doxa, il mondo dell'opinione, il mondo del multiforme cambiamento, del divenire, no? Come diceva Eraclito di Pantarei, è una cosa che prima in un modo e poi in un altro non è possibile definire. Il seme diventa fiore, ma il fiore appassisce e poi scompare del tutto. Quindi come posso dire quella cosa è? Di conseguenza tutti i predicati, tutto ciò che appartiene al mondo sensibile veniva relegato al mondo della cosa, al mondo dell'opinione, al mondo dell'incertezza. Guardi, non sono nuove, sono quelle vecchie. Non so se non ce le ha.
problema dell'essere poi passa a Socrate. Socrate in realtà sostanzialmente è quello che i più conoscono come il maestro di virtù morale. Da quando c'è stata la celebre monografia che è diventata poi una sorta di classico della letteratura secondaria su Socrate, di Maier. Maier addirittura parlava di Vangelo socratico, no? Alcuni suoi detti morali erano talmente vicini al cristianesimo che in qualche modo è venuto quasi spontaneo a spostare la figura di Socrate e Gesù, come per esempio che non bisogna mai fare del male ai nemici. Però in realtà Socrate non è soltanto questo. Tanto bisogna ricordarci che Socrate non spesse nulla. Abbiamo parlato la volta precedente come una sorta di resistenza nel passaggio dalla cultura orale alla cultura scritta. Socrate riteneva che la cultura scritta fosse inutile oltre che pericolosa, perlomeno questo è quello che gli fa dire Platone nel Fedro, amico di Tot. Tot sarebbe una divina egizia che presiedeva alle arti, alle tecniche, e allora si presenta dal faraone con questa arte che è l'arte della scrittura. E da un lato Platone lo accusa di non educare, di essere diseducativa per i giovani, proprio perché i giovani a questo punto non tengono più a mente, non hanno più bisogno di tenere a mente, ma semplicemente prendendo appunti, e il prendere appunti significava non vivere gli insegnamenti del maestro, non farli, non appropriarsi, no? E quindi rifare sostanzialmente l'adozionismo. A un certo punto se uno prende appunti, non rivive dentro di sé quello che sta studiando, la viva parola del maestro, ha l'apparenza del sapere, ma non ha il vero sapere. È come uno che fa, è come fare l'emozionismo, dicono gli oggi. Che la distinzione che facciamo finalmente, no? Con gli alunni, quelli che studiano la memoria e quelli che invece se ne appropriano, li fanno proprio i contenuti. Poi era la cosa che muove la donna. Oltre a ciò c'è un altro discorso, un'altra denuncia che però ne fa nei riguardi della scrittura. La scrittura non risponde. Se io ho dei problemi in un testo scritto, non ho il maestro che mi spiega quello che c'è scritto e quello che non capito è. Okay. Quindi per Socrate sostanzialmente la filosofia era qualcosa di vivo. La filosofia era una sorta di confilosofia, si filosofa con gli altri. Socrate intende la filosofia come il dialogo tra anime. La filosofia è con filosofia, si filosofa con gli altri e attraverso gli altri. Socrate non scrisse nulla, questo già lo anticipavo io. E allora, che cosa veniva fuori da questa con filosofia? Doveva essere la cosa fondamentale il confronto tra opinioni. Ciò che Socrate diceva con il conosci te stesso, con la famosa notte ignoranza, cioè per cui non so di non sapere quant'altro, non verità. La verità può emergere da un confronto sincero, onesto, non sofistico, tra di noi, tra interlocutori. E lo dice, cioè, la tecnica sofistica sostanzialmente si basava, avevamo fatto per fare la prima lezione, sull'elenkos, l'elenkos oculazione, cioè era una tecnica inventata da Zenone che consisteva in una serie di passaggi, cioè nel primo momento si ammette la testa dell'avversario, poi si sviluppava l'argomentazione e alla fine si vedeva, si concludeva con una tesi che contraddiceva la tesi di partenza. Ora qua, riprendo questo discorso di Zenone, è lungo, però abbiamo fatto l'esempio, se vi ricordate, sugli argomenti contro il movimento, gli argomenti contro la molteplicità, perché ha preso tutto. E Socrate faceva questo, però non lo faceva per avere la meglio sull'avversario. Zenone lo faceva per difendere le tesi del maestro centralmente, Socrate no, Socrate lo dice apertamente, cioè se tu mi confidi, cioè se mi dimostri che io mi contraddico, mi fai un favore perché mi trovi lì dall'errore. Faceva parte del suo insegnamento questo. E in effetti la confutazione, cioè il trarre in contraddizione le tesi dell'avversario, serviva, aveva una funzione evidentemente didattica, pedagogica, serviva a ripulire, diciamo, l'anima dell'interlocutore, chiaramente non il giovane, ma deve essere un interlocutore importante, corporato, voce e quant'altro, dai falsi saperi, dai pregiudizi, dalle opinioni precolose.
concede. Lui parlava di catarsi, no? Quasi usava un linguaggio medico e anche religioso. Doveva essere, diciamo così, la conoscenza doveva essere scevra da personalismi, confronto tra opinioni e il prerequisito necessario all'esercizio filosofico. Se tu sei convinto di sapere, sei convinto delle tue opinioni, non c'è più, non è stimoli per la ricerca. Sei convinto delle tue verità e ti fermi lì, basta. Ma se io riesco a convincerti che tutto quello che sai in realtà è falso, deriva da pregiudizi, da preconcetti, a questo punto tu sei stimolato alla ricerca, che poi era il vero intento della tua filosofia sociale. Ciò che consente di purificare e catarsi l'anima dalle opinioni preconcette, il famoso conosci te stesso, da questo è il senso del conosci te stesso, no? Non di Salomone, come abbiamo visto all'inizio, e dare all'inizio alla ricerca pura, scevra di personalismi, scevra quindi dal cuore di tutti i costi di aver ragione. La ricerca perciò, secondo Sole, doveva mirare a ciò che era oggettivo, valido per tutti. Non è detto che lui ci riuscisse, però questo era il suo intento. Aristotele dirà, perché appunto dicevo prima, Sole non scrisse nulla, ciò che sappiamo di Sole lo sappiamo da testimonianze, cioè questa testimonianza un po' tarda di Aristotele, che non l'ha conosciuto personalmente, conosceva Aristotele dirà appunto che Socrate è lo scopritore delle definizioni, cioè il principio delle scienze, ma in realtà non è scoprire le definizioni, pone in luce l'esigenza di avere una definizione, di trovare il termine comune a tutta una classe di enti, di cose diverse. L'indagine deve individuare, questa è il termine, quel carattere comune, universale che si può riscontrare in una classe di enti. Tutto ciò che rende degli oggetti quello che sono, insomma, cioè, cos'è che li accomuna? Sono che lo scrisse nulla, dove sono andato? No, sono andato indietro, ok. Ciò che rende le cose ciò che sono, la loro comune caratteristica. La domanda di sopra dei chiesti, che cos'è? Ok? Che cos'è la virtù? Allora la persona cercava una serie di azioni virtuose, mi stai facendo un elenco di cose virtuose. Ma non mi stai dicendo che cos'è la virtù, che cos'è che rende quelle cose più virtuose. Stesso discorso vale per la bellezza. Cioè, cos'è la bellezza? Il interlocutore partiva una serie di un elenco di cose belle, mi stai dando un elenco, stai facendo una serie di esempi, ma non mi stai dicendo cos'è che rende quelle cose belle, qual è la causa del loro essere belle. Okay. Ciò per cui le cose sono belle. Il senso etico della maieutica va anche a far portare proprio questo. Cioè, io, la maieutica cos'era sostanzialmente? L'arte dello stetico. Cioè, ormai sono come mia madre, la prostetica la facevano, l'ostetica o la levatrice la facevano le donne anziane, insomma, che ormai erano sterili e quindi con l'esperienza gli aiutavano le altre, diciamo, a partorire. La madre di Socrate pare che facesse questo. E Socrate ci paragonava se stesso a questa arte. Io sono sterile in fatto di verità, la mia non riesco più a partorire verità, però posso imparare te ad averla partorita, quindi sostanzialmente aiutava gli altri a giungere delle conclusioni, aiutava gli altri a partorire il proprio personale genuino punto di vista, punto di vista non poteva darti delle definizioni, cercava di rendere te ricercatore, un filosofo. Queste conclusioni non erano mai certe, infatti, definitive, non giungiamo quasi mai a una conclusione, ed è il motivo per cui tutta la prima produzione di Platone, degli scritti, i cosiddetti dialoghi socratici o giovanili, quei dialoghi in cui si vede ancora il magistero socratico, in cui ancora Platone non è Platone, sono detti aporetici. Perché aporetici, che significa la lettera strada senza uscita, oros nella strada gemma, l'esperiente, lo sbocco, no? Trovare la via d'uscita. Aporetico, alfa privativo significa strada senza uscita, cioè la pulita, quella.
vogliamo fare un altro riferimento, ricordatevi il mito dell'amore, se ve lo ricordate, cioè il figlio dell'amore, amore era un demone, figlio di Poros e Penia, no? Poros era stratagemma, acquisto, espediente, Penia era la penuria, no? La povertà. Allora, amore era figlio di questi due, perché sostanzialmente è il bisogno di possedere qualcosa che non si ha, sarebbe la bellezza ideale, e nello stesso tempo non ce l'hai, ma nello stesso tempo trovi la via di uscita per averlo, per possedere. Prima di passare a Platone, una cosa. Platone sostanzialmente venne organizzato, tutti gli scritti di Platone, da Trasilio, che era un gran manico alessandrino, come diceva. Questo grande, questi grandi filosofi che avevano successo in quel periodo, si disponevano i popoli, insomma, fino alla data dell'antichità. Trasilio, che era un gran manico alessandrino, gli ordina i 9 tetralogie, ci sarebbero 9 libri, i 4 dialoghi ciascuno, ma senza un ordine cronologico, sostanzialmente dal punto di vista contenutistico. L'ordine cronologico è difficile perché ovviamente gli antichi non avevano l'edizione, la prima edizione, la seconda edizione, quindi segnavano, guardavano. Erano dialoghi che erano destinati al pubblico e di conseguenza spesso, mentre ancora erano in circolazione, venivano ripresi dalla scuola stesso, Platone li ritoccava continuamente, per cui è difficile dare una gradazione. Ci si orienta più o meno sui rimandi interni, che spesso sono i Timeo, perché pensate che il Timeo, che è uno degli ultimi dialoghi, si finge avvenuto il giorno dopo la stesura della Repubblica. La Repubblica è il dialogo famoso in cui parla dello stato ideale. Il Timeo è il dialogo famoso in cui parla dell'origine dell'universo. Però sono date drammatiche, non sono vere. Sappiamo effettivamente che ordine c'è con oggi. Allora, gli studiosi cosa hanno fatto? Sapevano due dialoghi, fondamentalmente, che potevano essere collocati cronologicamente. Il primo era la cronologia di Socrate, la difesa di Socrate, e l'ultimo erano le leggi, in mezzo a tutti gli altri. Allora, hanno studiato l'evoluzione dello stile di Platone, il cosiddetto metodo stilomero. Quindi partivano dalle leggi, che era l'ultimo, quindi la fase più avanzata del modo di scrivere di Platone, e via via nel corso sono riusciti a ricostruire e a scrivere alla cronologia più o meno, non c'è certezza, più o meno quello che doveva essere la cronologia degli scritti. Per cui i primi dialoghi giovanili su Gaci, appunto, e che tanto non concludevano, ed erano il Liste che parla sulla amicizia, l'Eutifano che parla sulla santità, il Lachete. La cronologia di Socrate, ovviamente, il Tritone, poi la Cidia del primo, la Cidia del secondo, il Pio Maggiore, il Pio Minore, tutta una serie di dialoghi anche minori che andavano in circolazione e alle volte non sono proprio di dubbia autenticità. Poi c'era l'altra fase, che è la fase della maturità, perché nella fase della maturità Platone sviluppa la teoria delle idee, che non è Socrate, è Platone. Platone in qualche modo la teoria delle idee. La teoria, se non si capisce, si sente? La teoria delle idee è, diciamo così, il pensiero autenticamente platonico, cioè quando Platone si riscatta dal Magistero Socratico. E sono i cosiddetti dialoghi della maturità, dialoghi abbastanza famosi. Tra gli uni e gli altri ci sono una serie di dialoghi di mezzo, no? che preparano ai dialoghi della maturità, e sono il Protagora, il Gorgia e il Menone. Comincia ad aversi, cioè una critica ovviamente alla sofisti, ma comincia insomma a vedersi i primi lavori insomma sulla teoria delle idee, qualche cosa si preannuncia. Poi la teoria delle idee compare effettivamente nel fenomeno che il dialogo sull'immortalità dell'anima, nel simposio, dove c'è appunto la teoria della morte, la violenza ideale, e soprattutto la Repubblica, che è il dialogo più importante di questo periodo, forse diciamo il capolavoro dell'intera produzione platonica. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che Platone non inizia come filosofo,
inizia come scrittore, non scrive dei dialoghi, anzi scusate, le tragedie, era un artista sostanzialmente, anzi è considerato quasi unanimemente uno dei più grandi scrittori dell'antichità, cioè aveva questa verba artistica, che forse Aristotele non si sa se la ebbe, perché di Aristotele al contrario i dialoghi si sono perduti, i dialoghi erano appunto opere destinate al pubblico, alla divulgazione. In compenso abbiamo fortunatamente i corsi delle lezioni, quindi sappiamo un vero autentico pensiero di Aristotele, mentre non lo sappiamo di Platone, perché Platone, come il suo maestro, sul suo reale insegnamento non scrisse nulla. Scrisse delle dottrine di cui abbiamo delle testimonianze, come quelle di Aristotele, le cosiddette dottrine non scritte, per cui sappiamo meno male che in qualche modo assomigliavano a certo pitagorismo, ma era una metafisica basata sull'uno e sul principio di determinazione, sulla via dei definiti, sappiamo molto poco su queste dottrine. Ci sono delle scuole di interpreti moderne, la scuola di Milano Pubblica, quella che fa Capo Reale, anche i tedeschi, che stanno cercando di costruire dialoghi sulla base di questa dottrina non scritta. Se siete interessati, insomma, c'è il libro di Giovanni Reale che si intitola Per una nuova interpretazione di Reale di Platone, che ricostruisce questo libro. Comunque, tenete presente questo: i dialoghi sono le cose che abbiamo di Platone, ci sono tutti, sono delle opere d'arte, ma non sappiamo il suo vero pensiero. Lui lo dice direttamente in una lettera, la famosa Epistola Settima, in cui sostiene che sul suo vero insegnamento non ci sarà mai nulla di scritto. Apertamente lui. Ci dobbiamo raggiungere con i dialoghi. E dai dialoghi, appunto, vediamo l'evoluzione dal soldatismo al platonismo proprio attraverso l'introduzione della dottrina delle idee. Platone si pone come ideale prosecutore delle problematiche lasciate insolute dal Tiesti. Il Tiesti significa che cos'è, e cos'è X, cioè la ricerca della definizione di Socrate. Dal Tiesti socratico come ricerca e definitoria. Tiesti. Che cos'è? Cessante di venire, possiamo chiamare pure con il loro nome perché
è già un'altra cosa, nella solidarietà di cui vi richiamo. Era un'esasperazione dell'eraclitismo, però la donna era rimasta impressa su questo fatto e naturalmente dice, osservava che se tutto ciò che noi sappiamo, sappiamo che ci viene dall'esterno, queste informazioni che ci vengono fuori ci presentano una realtà multiforme, cangiante, assolutamente inaffidabile. Ma per questo diceva che l'apprendimento è l'onniscienza. Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Se si segna la domanda poi... Allora, se la forza delle nostre informazioni è solo la realtà sensibile, noi entriamo in possesso di dati diversi e particolari, soggetti a variazioni in tempo e nello spazio. Qua ho sbagliato l'esempio, non ho detto corretto. Pensare a un gruppo di cavallo, no? Sono tutti diversi tra loro, di colore diverso, di stanza diversa, e magari nel tempo, insomma, da quello diventa un cavallo, insomma, fino alla morte. Ciononostante, voglio osservare, se io dipendo un topo dalla conoscenza sensibile, da dove viene il termine in virtù del quale riesco a classificare questi animali come un colore di cavallo, io non ho mai visto un cavallo in generale. Vedo tanti cavalli singoli, non ho mai visto il cavallo in generale, o come diceva lui, non ho mai visto la cavallinità. Vedo tutti i cavalli singoli diversi l'uno dall'altro che cambiano in continuazione. E allora avevo ipotizzato, visto che la mente è uno specchio, che ci doveva essere una realtà altra, alternativa a quella sensibile, e che lui con l'immagine poi che chiama i germani, al di là del cielo. Era la realtà non sensibile, ma la realtà intellegibile, cioè non ci arrivi con i sensi, ma ci arrivi con l'intelletto, era il mondo delle idee. Sostanzialmente la scoperta delle idee, l'origine delle idee procede da questo, da un ragionamento di questo tipo. Quindi lui, in quella maniera sovrana, lancia delle ipotesi di lavoro e tutto del prossimo. Liberurano, quindi una donna ipotizza una realtà altra, alternativa a quella sensibile, che cambia sempre. Allora, se c'è l'ambiente leggibile, libero orario, materia del cielo. Questa realtà altra non mutava. La cavallinità stava sempre uguale. I cavalli cambiavano, ma il termine generale, il concetto generale di cavallo, stava sempre quello. Libero orario è la serie delle essenze archetipe. Essenze archetipe, l'archetipo, il modello. Qualcuno pensa che Platone avesse ipotizzato l'idea come se fosse una sorta di stampo, lo stampo originale da cui derivano tutte le cose sensibili. Perché in effetti lui usa spesso gli esempi che provengono dalle tecniche. Pensare al mito del Tibet, lui parla del divino artefice, del demiurgo. Il demiurgo era ai tempi quelli che facevano in qualche modo una nazione pubblica, un'attività pubblica, no? Destinata ai demi, al popolo, quindi artigiani, soprattutto artigiani, vasari e quant'altro. Quindi il divino artefice era tutto il divino vasario, no? Aveva il modello delle idee, tutto il modello delle idee plasmava la materia. Quindi può essere che idea o modello racchiudesse anche queste idee di stampo, dicotomico. Però siamo sicuri che comunque l'idea rappresentava quella certa cosa a cui doveva riferirsi la realtà sensibile. Quindi esisteva il modello, l'idea di uomo, con la maiuscola se vogliamo, che non cambiava mai, ciò per cui tutti gli uomini sono uomini, e poi esistevano in via subordinata le singole manifestazioni dell'idea di uomo. Socrate, Platone, Aristotele. Quindi la vera realtà è quella vita di uomo, mentre le singole realtà sensibili, soggette a mutamento, era una realtà derivata, proprio perché soggetto a mutamento. Quindi finché c'era la forza delle idee che agiva in loro, gli uomini rimanevano sempre uomini, ok? Mentre la parte sensibile dell'uomo era destinata al mutamento. C'era questo. Abbiamo il bambino, il maturo, il vecchio. Ma nonostante questi cambiamenti drastici, purtroppo, però, saranno sempre uomini. L'idea di uomo non cambia. Cambiano loro. Cambia la materialità, la sensibilità con la quale noi riusciamo a coglierli, ma l'idea di uomo non cambia mai.
L'idea moderna è un paradigma. Paradigma in greco significa anche esempio. Anche Socrate forse quando faceva gli esempi di cose belle, magari la donna può aver entrato in relazione, spunto da là. Gli esempi di Socrate di cose belle magari possono avere in qualche modo fatto venire in testa creata a Platone di un modello unico, no? Di cose belle, non l'idea della bellezza. La stiamo tirando un po' praticamente, però potrebbe essere. L'idea moderna, il paradigma di uomo è l'avere in grande realtà. Individui, come Socrate, Platone e Aristotele, sussistono come singole manifestazioni. Vedete che poi Aristotele farà esattamente un esatto opposto. La vera realtà fra Socrate, Platone e Aristotele, e poi da lì io traggo l'idea di uomo. Prima c'è la cosa singola, concreta, e poi io, per astrazione, riesco a ritrovare la forma, ciò che in qualche modo struttura l'individuo e che lo è soggetto a regolamento. Per usare un esempio che fa Marx per criticare Hegel, molti fanno questo per Andrea Hegel, per loro, Marx, non è questo problema, io conosco la pera, l'uva, la mela. Poi l'idea di frutta, no? No, prima l'idea di frutta e poi come singola manifestazione, la vera, la mela, la prova. E poi ragionamento di fare storia, non funziona. No, prima sono le cose concrete e poi la loro manifestazione generale, trascendente. Per lui non era trascendente, ma rimanente, però lasciamo. Il mondo ideale è il mondo dell'essere, che non chiama più come parmente aletea, verità, ma lo chiama episteme. Il termine tecnico scienza di esteme viene da Platone. Se oggi avete sentito parlare di epistemologia, che sarebbero i filosofi della scienza, studiosi della scienza, viene da episteme. E prima usato tecnicamente, quando ancora, se c'è il dialogo si vede questa oscillazione, epistemone era l'uomo competente, no? Non rappresentava una qualche competenza. Poi con lui episteme diventa scienza ed è essenzialmente la scienza dell'essere, cioè dei filosofi che studiano i denti. Il mondo sensibile invece rimane invariato come il parmente, il mondo sensibile è il mondo della dossa, multiforme e variabile, è il mondo della dossa, il mondo dell'opinione, il mondo dei sensi. Si sarebbe qui da parlare del mito della caverna, voglio finire il discorso, poi provare, non lo ricordare, lo facciamo. Cosa succede però? Che la ricomposizione del dualismo parmenideo, mondo sensibile e dossa da un lato, mondo intelligibile ed episteme, scienza dall'altro lato, sposta il problema della predicazione, ma non lo risolve. Perché se io dico, anziché dire cavallo, dico l'idea di cavallo, e anziché dire nero, l'idea di nero, cioè il modello di tutti i neri possibili, la predicazione lo stesso crea problemi. Non posso dire, non poter dire l'idea di nero, o perlomeno devo continuare a dire l'idea di nero non è il cavallo. Quindi come faccio ad associare tra loro? Il problema viene risolto, l'idea di nero non può essere attribuita all'idea di cavallo perché la prima non è la seconda. Il problema è uguale. Lo spostiamo nel mondo intellegibile, nel mondo delle idee, il problema è uguale. È il problema della molteplicità delle idee. Che lui ammette tante idee, tanti archetipi, mentre ricordate per parmente esistevano sulla verità, ma sulla cosa che si poteva dire correttamente deve essere etero, quindi è unico, non può essere molteplice, perché se io prendo due cose, A e B, B non è A, torniamo al solo discorso. La soluzione consiste nel cosiddetto parmicidio, cioè a un certo punto lui parla di parmene come padre, venerando e terribile, perché filosofia dell'eleatismo, però lo deve in qualche modo farlo fuori, tra virgolette, filosoficamente parlando, cioè deve superare il problema del non essere. E allora cosa dice il Platone? Che deve fare questo strato? Non bisogna considerare il non essere come non essere assoluto, cioè non esiste, non si può pensare, ma come non essere relativo. Se io penso all'idea di cavallo e all'idea di nero, devo dire il nero non è il cavallo, perché tanto il cavallo è il cavallo,
quanto l'idea di nero esistono, solo che esistono in modalità diverse. Cioè, l'idea di nero esiste come il diverso dal cavallo. Ecco che posso fare la predicazione, ecco che posso dire il cavallo è nero. Se posso ammettere la predicazione, allora posso dire le cose come stanno. Posso dire delle frasi che rispondono al criterio di vero o falso. Se la mia frase rispecchia la realtà, è vera. Se non la rispecchia, è falsa. Ok? Platone quindi scopre in certo senso la funzione copulativa dell'essere. Scopre la relazione di appartenenza di un predicato ad un soggetto, la modalità dell'essere qui. Il nero è del cavallo. Basta dire soltanto esiste. È quello che poi Aristotele chiamerà la funzione polivoca dell'essere. No? L'essere si dice in molti modi. Primo luogo si dice secondo la sostanza, il soggetto, e poi secondo la quantità, secondo la qualità, secondo la relazione. Okay? Io posso dire che una cosa è bella e brutta perché c'è una sostanza, posso dire che una cosa è alta o bassa perché c'è sempre una sostanza, quindi questa qualcosa si definisce. Ma sostanzialmente aveva scoperto la sorta di analisi logica. Ma lo fa perché c'è stato questo strappo di Platone riguardo il non essere da Meniteo. Che l'essere non indica soltanto una relazione di esistenza o di non esistenza, ma indica anche una relazione attributiva, cioè la possibilità che un predicato appartenga o non appartenga a un soggetto. Per noi è scontato, ma per loro non lo è. Quindi questo gli ha rivoluzionato tutto. La predicazione così va al di là della tautologia. Ok? Posso dire il cavallo è il cavallo, il nero è il nero, ma io vado al di là. A questo punto posso mettere insieme il predicato al soggetto, posso dire il cavallo è il nero. E riesce a rispecchiare le relazioni esistenti tra le cose senza impigliarsi dell'errore logico derivante dal non essere. Ok? Quindi posso dire che questo orologio è nero, che sta qui, anzi qui altrove, in contatto. Mentre prima tutto, diciamo, l'essere parmenideo, dicevo un filosofo, si chiama Guido Caroccio, mi pare di averlo già citato, tutto il discorso di Parmenide era una sorta di testa della Medusa che impiegava la realtà in un'unica, cosa, senza differenze. La predicazione di giudizio corrisponde così ai criteri di verità e falsità. E allora a questo punto la parola non ha più solo una funzione persuasiva, come voleva Croce, ma anche una parola veritativa. Poi rispecchierebbe sempre, quindi dire la verità. Si sa un discorso vero e un discorso falso. Poi Aristotele porterà ulteriori specificazioni, parlerà di discorsi apofantici e non apofantici. No, i discorsi apofantici sono quelli là, soggetto predicato risponde al criterio vero o falso. L'asino di cola, per esempio, è un discorso apofantico, un discorso vero o falso. Altri discorsi invece come le preghiere non rispondono a questo criterio della falsità, li chiamano apofantici. Però tutto parte da lì. E partendo da lì, ovviamente, noi abbiamo questa funzione predicativa dell'essere che ci permette di dire la verità, cosa che prima non si poteva fare. Ci sono domande? Lei cosa mi ha chiesto prima? Avevo chiesto se secondo Platone i nostri sensi vedono la realtà e la nostra mente sarebbe tabulata. Per questo lui dice che il cavallo è come. C'è questo discorso, sì, ovviamente c'è perché il famoso mito dell'anima alata, dell'antica alata, dell'anima contempla per alcun tempo, ma la sentire avrà per alcun tempo le idee del neurale, vediamo la verità. Nella misura in cui riesce a farlo, se non ricordate il mito dell'antica alata, no? C'era l'auriga, c'era il conducente, diciamo, virgolette, il cavallo bianco e il cavallo nero. L'auriga, il conducente, era la ragione, il cavallo bianco era la parte funzionale, passionale, quello che obbediva alla ragione, pensiamo dire la forza d'animo, l'anima era scibile, il carattere, eccetera, eccetera. E poi il cavallo nero, che sarebbero le pulsioni basiche, sesso 5, eccetera, eccetera. Allora, diceva che a un certo punto, finché poteva, la logica contemplava le idee,
basso dal cavallo nero e si incarnava in corpo. Una nuova cosa su cui si incarna in corpo, la diventi a quello che è questo. Quindi questo è come fa a ricordarsi le idee? Le idee vengono ricordate grazie alla vita della sensibilità. Cioè a differenza di Parmenide, che per lui tutto il mondo sensibile era semplicemente tosse, quindi esisteva soltanto in modo il mondo logico della legge, cioè dell'essere meno. Per Platone il mondo sensibile è importante, perché è attraverso il mondo sensibile che si riscoprono le idee. E vedendo solo le Platone e Aristotele che mi ricordo l'idea di uomo, e vedendo le cose belle che mi ricordo l'idea di uomo diverso, ma poi la sensibilità diciamo, è importante. Okay. Per quanto riguarda. Io quando ho fatto quel passaggio iniziale, non so se poi è stato così lungo, dicevo in questa frase, quando parlavo praticamente del dialogo, quando si diminuisce la domanda diciamo, dell'altra persona. Cosa significa? No, sostanzialmente no, il dialogo era il dialogo di sopra, no? Sì. Allora, anche come in genere letterario il dialogo viene usato da Platone perché era quello in qualche modo rispecchiava di più. Di filosofare del sole e aveva una funzione educativa e solo che il diavolo si indicava con questo insomma di superare i preconcetti, i pregiudizi. Se voi vi ricordate quando abbiamo letto quel passo dell'altra volta tratto dalla Apologia mi pare, non so se l'avete qualcuno, cioè io a furia di interrogare gli altri di cercare di capire qual era il problema dell'oracolo, cioè a un certo punto andava un amico a parlare con l'oracolo che le fonte pare sia e l'oracolo non mi ricordo adesso in questo momento e l'oracolo gli dice guarda il passaggio di tutti i greci che Socrate viene a sapere questo risposto e l'oracolo non può mentire, dice no io sono il più saggio di tutti i greci, non so niente, non è una cosa che so che non sapere. Cioè a quel punto cerco di capire perché l'oracolo dice una saggezza e comincio a parlare con tutti, a interrogare tutti. Da quel momento un po' mi faccio un sacco di nemici perché attraverso l'uso della configurazione della dialettica dimostrava anche quelli più famosi, no? L'oracolo, Borgia, l'interlocutore comune, e dimostrava anche l'uomo politico di potere, dimostrava che in realtà non sapevo nulla, che era una buona definizione sostanzialmente. E quindi mettendoli alla berlina, insomma, si creava molti nemici, no? Nel senso suo, poi del diavolo. Socrate viene punito per questo, no? Perché in qualche modo smontava il falso sapere degli altri, in questo senso li puniva dalle false opinioni. No? Ma questo, cioè, questa politica si può utilizzare attualmente? Cioè, sempre è la fondazione, porre in contraddizione. Io lei non c'era, l'avevo fatta vedere come usava Zenone. Cioè tutti i dialoghi di Platone, in effetti, cosa fanno? Partono dalla famosa chiesa, che cos'è la bellezza? Partono poi da una serie di ipotesi di cos'è la bellezza. E poi lui sottopone all'argomentazione, che cos'è l'amicizia, perché sottopone all'argomentazione e vede se c'è contraddizione o meno. Se c'è contraddizione, si lancia un'altra ipotesi, un'altra ipotesi definitoria e poi si lavora su quello e così via. Finché non si rimane a qualcosa di non ulteriormente non può essere contraddetto. Anche se Socrate non lo fa mai, non arriva mai nel dialogo di Socrate a dare una definizione. Questo tipo di lavoro che Socrate faceva lo fa Platone nel Parmenide. Il Parmenide è un dialogo difficile, funge da cerniera tra il Platone della maturità, quello delle idee più tecnici, e il Platone della vecchiaia, quello della dialettica, del mondo delle idee, dell'organizzazione delle idee e quant'altro. E nel Parmenide lui usa il metodo socratico, che è un metodo sostanzialmente dialettico, fondatore. E allora che cosa fa nel Parmenide? Sostanzialmente mette alla prova se vi sono più contraddizioni nell'ammettere l'unità da sola o la molteplicità da sola, oppure se mettiamo la reciproca implicazione tra unità e molteplicità. E sviluppa questo dialogo una serie di argomentazioni molto complesse, molto complicate, è vero che alcuni di interpreti pensavano fosse una sorta di gioco logico. Poi fu Berti, che comunque studiava.
studiando Aristotele, un aristotelista, scoprì che in realtà nel dialogo si dava una sorta di dialettica che Aristotele chiamava pleiastica, cioè saggiatoria. Cioè il modo di fare di Platone in questo caso era quello di saggiare le ipotesi, ok? Quindi saggiando non c'è mettere alla prova le ipotesi, quindi saggiando le ipotesi di unità e molteplicità si rendeva conto che se le ammettiamo separatamente, l'unità e la molteplicità, abbiamo contraddizioni. Se ne neghiamo l'esistenza, abbiamo contraddizioni. Se invece li prendiamo o li studiamo come reciprocamente implicantesi, per cui unità e molteplicità, no? Quando parliamo sostanzialmente facciamo questo, attribuiamo al soggetto 1 tanti predicati, allora invece vediamo che c'è contraddizione. Quindi a quel punto però dice questa è la strada da seguire, vediamo come è possibile che unità e molteplicità si possano implicare reciprocamente. Sostanzialmente come è possibile attribuire predicati a un soggetto. E lì che viene la scintilla per cui si passa da non essere assoluto a non essere relativo, cioè non essere un universo. Okay. Quanto alla tecnica della confutazione, comunque il dialogo di Platone. Certo, si può usare, e quello che viene nei dibattiti politici, quando si cerca sempre la contraddizione dell'avversario, del transitorio. Adesso quando, per esempio, mai vuole spiegare l'economia, no? Ma la verità è quella di fare argomentazioni ragionevoli anche su presupposti falsi, che poi bisogna scoprirlo, no? Cioè, se uno vuole sapere, non intendo assolutamente parlare di politica, però se uno vuole sapere in qualche modo, diciamo, un minimo di parametro oggettivo su quello che avete di economia, che se uno si basa su di loro, io prezzo non avrei voluto soffrire, però effettivamente quando parlava convinceva, ma c'è poco da fare, sono tutti altri, per lo scuolo convinci. Se ci mettiamo dal punto di vista della coppia, della forza della parola, della discussione, ci hanno tutti ragione. Poi bisogna vedere, insomma, i riscontri oggettivi, no? L'amministrazione è la cosa pubblica, quindi ci sono le manovre economiche.